24 per 9,8. 15,3. Ok? Ora ragazzi, è finito l'esercizio, chiedeva altro? Sì, no, ma questo è finito. Cambio pagina. No, finora non lo so. Quella che mi viene opposta, quella negativa, è quella quando la lancio in su. No, quando, rispetto, se è opposta, lascia perdere quando è negativa e quando è positiva. Negativa e positivo dipende dal verso che gli da te. Se io do il verso positivo verso l'alto, è negativa quella che cade. Se viceversa, do il verso positivo verso il basso, è negativa quello che sale. L'importante è che una è opposta all'altra. Ma quindi c'è come stabilire te o... Eh certo, il sistema di riferimento chi lo sceglie? Il sistema di riferimento lo scegli te, non lo sceglie nessun altro che te. Quindi, poi a quel punto di tutte le scelte sono conseguenti, tipo quelle che abbiamo detto ora del segno. Allora ragazzi, poi l'altro? Cambio pagina, però. Il corpo viene lanciato da terra in verticale con una velocità di 12 metri al secondo, si alza l'altezza massima da raggiungere e dopo quanto tempo tocca il suolo. Dunque, non ho capito. Allora, un corpo viene lanciato da terra in verticale con una velocità di 12 metri al secondo. Ah, sì, è l'opposto di prima. 12 metri al secondo. La prima incognita dice si alza l'altezza massima da raggiungere. Allora, qui siamo alla stessa situazione di prima, no? Allora, io so che quando arriva alla massima altezza la velocità che raggiunge è 0, vi torna? Quindi io scrivo 0 uguale a 12, che è quello con cui l'ho lanciata, meno 9,8 per t. Vi torna? È quella di prima, eh? Sto usando esattamente quella di prima. Per cui t è uguale a 12 fratto 9,8. 1,224. Poi, non mi ricordo più cosa bisognava fare, l'altezza massima. Allora, io so che H, altezza massima, è uguale a V0T meno un mezzo GT4. Quindi nel nostro caso viene, quant'era? 12? 12 per 1,224 meno un mezzo per 9,8 per 1,224 al quadrato. Come cosa si dice? Cioè l'altezza... Non ora dimmi direttamente quanto viene. Allora, 12 per 1,224 viene 14. No, tutto quanto, quanto viene alla fine? A me viene 7,34. Avete fatto? Io ho fatto il pensamento. Come ha fatto? Io ho fatto allora. Ho preso la formula di velocità uguale 2h, la ricevente di 2h per g, e poi ho fatto 2h uguale a v alla seconda fratto g. Attenzione però. Però questa cosa qui, se te me la fai in un compito, io te la prendo e ti ci faccio un punto interrogativo accanto. Perché deve essere giustificata. Perché quella corretta è quella che ha fatto lui. Quella che ha scritto te è quando sta cadendo da un'altezza. Ora, siccome sappiamo che i tempi sono gli stessi, posso ragionare, e le velocità sono le stesse in modulo, posso ragionare specularmente e dire, io bisogna dire, supponiamo che il corpo stia cadendo da questa altezza. Allora mi ricavo questo, capito? Perché quelle relazioni che abbiamo detto prima e che hai usato anche te ora, una che mi dice che il tempo è uguale alla radice quadrata di 2h fratto g, che viene dalla relazione h uguale un mezzo gt quadro, è la stessa, scritta in un altro modo, e poi la seconda relazione che mi dice che v è uguale a 2hg, sono relazioni di un corpo che cade da un'altezza h, ok? Non sono un corpo che ci sale, perché il corpo che ci sale sarebbe visto, però le posso usare perché? Perché speculare, ok? Non è sbagliato, però bisogna giustificarla. Mi sono spiegato? Non è sbagliato, però bisogna giustificarla. Avete capito, ragazzi? Sono situazioni
che sembra che di umano è proprio pignolo questo professore. No, è la realtà che è diversa, perché bisogna sapere usare queste grandezze che sono l'accelerazione, la velocità, poi più avanti la forza, perché rientrerà in gioco ovviamente, che sono grandezze vettoriali, e quindi bisogna sapere se diretta verso l'alto, diretta verso il basso, dove lo metto io il verso positivo, verso l'alto, verso il basso, le devo dichiarare queste cose. E poi sulla base di quelle dichiarazioni faccio tutto. Poi basta, chiedeva altro? No. Dopo quanto tempo tocca nuovamente il suolo, devo moltiplicare il tempo che abbiamo trovato prima. Tempo totale uguale a 1,224 per 2, che viene? 2,490. Giusto, sì. No. Vabbè, tanto va benissimo. Allora, cambiamo. Aspetta. Aspettiamo, Costanti. Andiamo, fa bene? Cambio. Pagina, l'ultimo esercizio. Un corpo viene lanciato verticalmente e tocca il suolo dopo 8 secondi. Ah, ecco, praticamente succede, viene lanciato verticalmente, poi ricade al suolo e il tempo totale uguale 8 secondi. Quindi l'altezza massima, H massima, e poi dopo la velocità con la quale è stato lanciato, V0, e poi con la velocità con la quale toccato VF. Ok? I moduli sappiamo già che sono gli stessi. Possiamo scriverlo modulo di V0 uguale a modulo di VF. Quindi quando ho trovato uno, ho trovato anche l'altro. So solo che sono opposto e inverso. Basta. Il resto non devo sapere altro. Va bene? Ti vedo un po' assente. Sì. Sta seguendo? Mi vedevo un po' bambolato. Allora, innanzitutto il tempo totale significa, se ci sono voluti 8 secondi, 4 mi sono serviti per salire verso l'alto e 4 mi sono serviti per cadere verso il basso, no? Quindi praticamente posso farlo, 4 secondi sono salito, 4 secondi sono sceso, ok? Allora, se mi ci sono voluti 4 secondi per scendere, sto giustificando, sto dicendo, sto parlando del momento in cui scende, perché è più comodo, le formule da usare sono più semplici, quindi uso quello, mi è più vicino alla mia conformazione mentale, capito? Poi si può usare tutto il resto, però uso quello. Mi sono voluti 4 secondi per scendere, quindi l'altezza da cui è sceso, H, è uguale a 1/2 per 9,8 per 16, che è 4 al quadrato. Quindi questo viene uguale a 8 per 9,8 che fa? Il totale è 313,6 metri. E questa è l'altezza massima. La velocità con cui è stato lanciato è uguale a quella con cui tocca il suolo. Quindi questa velocità qui, V0 in modulo, che è uguale al modulo della velocità finale, come ho scritto prima, è uguale a G per T. 9,8 per 4, che è uguale a... Sto parlando del tempo che ci vuole per scendere, tanto uguale a quello che ci vuole per salire. 39,2 secondi. Ok, ragazzi? Allora... Sì. Okay, io all'inizio l'ho dichiarato, ho dichiarato chiaramente 4 secondi per salire, 4 secondi per scendere, bene, io mi occupo dei 4 secondi per scendere, tanto di là è uguale, cambia nulla per i numeri, solo versi, quindi ragiono su quello perché mi è un po' più comodo. È impossibile. No, allora viene molto meno. Non l'hai diviso per 2, viene un bel po' meno. Oddio, anche a occhio si vedeva che non andava bene. Quello. L'ho stato anche io un po', diciamo così, sul coglionciotto a prenderla questa. che dovrebbe essere 4 volte quell'altra, molto meno provo il 4, per favore.
È perché lui non l'ha dimezzata, siccome è al quadrato, qualcosa che non dimezza al quadrato diventa 4 volte di più. Quindi 78? 78,4 metri, ok? Vai, 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 Andrea. Allora, va bene, ragazzi? Allora, intanto, per casa, ok, per casa, aumentiamo un attimino il grado di difficoltà. Dunque, siamo su un terrazzo di un palazzo che è alto 15 metri dal suolo. È alto 15 metri dal suolo. Ci siete? No, lui è sempre lì che maneggia la carta, ancora ne scrive, per cui ci fa finire l'ora. Allora, è alto 15 metri dal suolo. Lancio verso l'alto, quindi dal terrazzo verso l'alto, un oggetto che rispetto al terrazzo si alza di 6 metri avanti.